quando il canto delle spose della regista tunisina Karim Albou fu presentato nel 2008 al Festival del Cinema Mediterraneo di Montpellier, i giudizi oscillarono tra l'apprezzamento e il sospetto di un'operazione furba che cavalca, non con modi vecchiotti, un cinema della struttura tradizionale. L'ambientazione nella Tunisia nel 1942, in piena occupazione nazista del paese. Due ragazze, una musulmana e un'ebrea, sono alle prese con i primi problemi d'amore. Una ama un ragazzo in viso alla famiglia e lo vede di nascosto, l'altra è spinta dalla madre vedova a sposare un medico, molto più anziano di lei, per fornire un sostegno economico alla famiglia. Tutto attorno caccia gli ebrei, il fidanzato segreto diventa quasi subito un collaborazionista, attesa tremebonda dell'arrivo degli alleati, bombardamenti ed episodi di vita quotidiana. Il racconto ha toni più che prevedibili, taglio sommario dei personaggi e ricostruzione ambientale a dir poco inaccurata. Lo pervade una giusta indignazione per l'orrore dell'Olocausto, ma vi serveggia anche un fastidioso ammiccamento all'immagine degli arabi come massa indistinta di terroristi filofascisti. In fin dei conti una proposta che nulla aggiunge a quanto già sappiamo, concedendo un qualche accenno pruriginoso e varie ovvietà.